Presentiamo oggi questa nuova iniziativa collegata alle attività del circuito Art Boom. Torniamo dopo un anno con questo ciclo di mostre dedicate all'artista Artemisia Gentileschi. Saranno quattro le artiste che esporranno qui nello spazio IAT di Via della Cittadella Chiavari. Questa iniziativa si iscrive nell'ambito delle politiche giovanili territoriali promosse dal Centro Giovani Chiavari, che è un servizio del Comune di Chiavari, e vuole mettere ancora una volta in evidenza e proporre alla cittadinanza forme di talento, di espressività, dal momento che le artiste che esporranno in questo contesto sono quattro giovani artiste che già in passato hanno collaborato con le iniziative del Centro Giovani. Ecco, Artemisia Gentileschi è un artista del 600 di ispirazione caravaggesca. L'abbiamo scelta perché è una donna anche simbolo, dal momento che nella sua vita ha subito violenze, ha subito processi conseguenti a questa triste esperienza, ma ha fatto dell'arte e del suo talento uno strumento di riscatto, e attraverso la sua esperienza d'artista si è rigenerata ed è ritornata alla vita. Quindi è anche un messaggio simbolico che vogliamo inviare attraverso l'allestimento di queste mostre che ci accompagneranno durante tutto il mese di ottobre. Il Centro Giovani svolge una funzione veramente importante per la città e anche per le città limitrofe. Perché? Perché consente ai giovani che hanno talento di valorizzarlo, di svilupparlo. E le quattro donne che quest'anno espongono nel nostro IAT, qui accanto al comune, dimostrano questa cosa, no? Quindi sono quattro artiste che io già conosco e delle quali conosco già i talenti, che esporranno e sicuramente stupiranno, perché ognuna ha una propria tecnica, un proprio cammino e quindi dei risultati molto, molto diversi. Spero che altre iniziative nei prossimi anni diano le stesse opportunità anche per altre arti, e sicuramente il Comune, con il suo programma educativo che svolge insieme al Villaggio del Ragazzo, non trascurerà nulla perché tutte queste cose vengano rese pubbliche. Il tema della donna per me è super caro, nel senso che io dipingo solo donne e quindi sono molto contenta di essere in questo gruppo. Diciamo che la mia passione è l'illustrazione, il mondo del fumetto, e quindi nella mia mostra, diciamo, ci sarà un po' l'aspetto appunto dell'illustrazione, quindi del quadro singolo, e anche magari qualche tavola di fumetto di progetti a cui sto lavorando per la pubblicazione. E ho sviluppato l'arte del Gyotaku, che è un'arte giapponese ideata dai pescatori per immortalare le prede più importanti, e quando non c'era l'ortografia hanno ideato questa tecnica di inchiostrare il pesce, la preda, e metterci sopra un foglio di carta giapponese e ricavarne così l'impronta. Ha l'impressione quasi dell'anima dell'animale che rimane. Mi occupo un po' di illustrazione, ho scritto un libro per bambini che ho illustrato, si chiama Non è bambina. Disegno, faccio queste illustrazioni di qui li chiamo testoni, omini, non hanno una connotazione di genere in realtà. Mi è caro infatti questa occasione, io faccio parte di un collettivo transfemminista che si chiama Nonna di Meno, ci tengo a sottolinearlo, visto anche, come dire, l'occasione diciamo dedicata ad Artemisia, quindi una personalità non casuale.